che rifletteteci su questo, perché ci sono magari colleghi che dicono: ah, io ho i pazienti con le protesi in bocca da 30 anni, sono un mito, fa Cosa dici schifo, fai no? tu, Non però? sei un mito. Ok, a parer mio dovrebbero ogni tot anni essere rigenerate le protesi, perché sono in un ambiente microbico orale. Comunque, per quanto ne vuoi, sono sempre materiali che un minimo assorbono di liquidi dentro alla bocca. No, anche le valvole, stent, quelli sono per esempio dispositivi che vanno a morire là dove li piazzi. Però una protesi può essere sempre svitata. Sempre meglio andarla a lucidare o ricondizionare ogni tot, evitare di doverla rifare. Ok, quindi se noi possiamo rilucidare, riportare a nuovo la protesi, io un saltino ce lo farei al centro assistenza che va a rigenerare questa protesi. E una Ogni quanto, dottore, ogni quanto bisogna. dipende ogni quanto sporchi la macchina. Cioè, se c'è chi vive in campagna, chi vive in città, chi lava molto bene, chi invece ha bisogno addirittura di tornare qua per rifare alcuni aggiustamenti o proprio cambiare delle cose. Dipende, ve lo dice l'igienista che vede lo stato della protesi. Ogni 6 mesi andate almeno ogni 6 mesi da un igienista. Che ci mandate per mantenere la garanzia una ricevuta, il foglio dell'igienista che è tutto a posto, che Lui siete dovrà stati da un farsi una cura, igienista. come dire, ogni 6 mesi, una volta Sì, all'anno, qua. l'ideale è quando avremo, no, il primo controllo facciamo qua, ma il primo controllo serve a chiudere le terapie. Noi, un errore che fanno spesso i pazienti è considerare che la terapia è finita quando montiamo i denti definitivi, invece no, lì inizia il percorso. Dopo 6 mesi diciamo che quel percorso è sufficiente per noi verificare che tutto sia a posto. Se, o se ci sono modifiche da fare, aggiungere materiale perché l'osso, la gengiva ha continuato un po' a riassorbirsi e quindi si sono aperti spazi, oppure se va cambiata l'occlusione, oppure se va proprio cambiata un'arcata che quella si comporta male, ha creato dolori in 6 mesi, ha avuto rotture per esempio. Ci sono stati casi in cui abbiamo cambiato o denti o protesi. In realtà, finché il paziente non inizia a usarle, queste protesi, queste simulazioni, non sai come vanno, come sono andate. Può anche in teoria essere fatta perfetta, ma in realtà perfetta non è, perché siamo degli esseri viventi che sono tutti asimmetrici, articolazioni asimmetriche, abbiamo muscoli asimmetrici, mangiamo, abbiamo anche spasmi muscolari, possono esserci delle problematiche anche dovute all'alimentazione, psicologiche. Dopo 6 mesi bisogna a quel punto fare un check-up, la visita di controllo per quello è obbligatoria qua, dopo 6 mesi, perché lì noi vediamo quali sono stati i problemi con queste scarpe nuove, okay, nei primi 10 km, cioè il tagliando più importante è quello dei primi 15.000 km. Se lì non ci sono grossi problemi va avanti col centro assistenza anche dove vuole. Il punto è. Io sono sempre detto da quanto. No, una volta che noi facciamo le Poi riparazioni, dopo centro assistenza anche in Italia, o uno di quelli convenzionati con noi o in futuro nei nostri di proprietà. Nei nostri di proprietà l'idea è quella di convogliare almeno una volta all'anno tutti i pazienti, almeno una volta all'anno, perché lì facciamo poi noi l'attacco tridimensionale, le fotografie, raccogliamo dei dati in maniera più approfondita. Cioè, hai avuto un carcinoma, ok? La chirurgia è stata di successo, hai sconfitto, diciamo, temporaneamente il male, però torna al San Raffaele a fare un check-up una volta all'anno, per vedere che non ci siano metastasi, che non ci siano problemi. Non vuol dire riandare sotto i ferri, vuol dire raccogliere tutta una serie di dati, di informazioni che ci fanno prevenire che il male, insomma, insorga nuovamente. Se noi vediamo già dall'attacco che ci sono dei riassorbimenti ossei, che c'è, significa che ci fa accendere una lampadina, forse qua c'è qualcosa che non sta funzionando bene, oppure ci fa anticipare delle operazioni che ci evitano di pregiudicare tutto il lavoro che è stato fatto. Il paziente invece delle volte, ma hanno montato i denti definitivi all'ultimo giorno, e tanto deve iniziare il percorso. I problemi iniziano dopo un mese, 3 mesi, 2 mesi. Mi hanno montato le scarpe all'ultimo giorno, ma devi iniziare a camminare per vedersi i problemi.
Ok, per quello il check è dopo 6 mesi, invece uno considera, ah, sto mettendo i denti definitivi, quindi ho finito le terapie.